e domande dai Patreon 3. Ok? Va bene. Adesso arrivo. David Hilbert. Allora, dici che hai comprato Ozon e Neutron. Mi chiedi se può bastare per mixare. Minchia, fin troppo. Cioè, come spesso ho dimostrato, puoi veramente mixare e masterizzare con i plugin stock. Quella è tutta roba in più. Ti dico la mia cosa personale su quei due plugin. Ozon è un bellissimo tuttofare che fa tutto ma niente bene. Cioè, ci sono alcune robe che suonano molto bene, tipo lo stereo expander è interessante, ma usalo con grande parsimonia, piccole percentuali. Il limiter è carino, però tipo il compressore, le cool, l'exciter, è comodo perché compri una roba e hai tutto quello che ti serve per fare praticamente tutto. Però non è che sia una... ho trovato cose migliori, cioè come limiter è meglio quello dell'Oxford, o anche semplicemente l'L3 della Waves, o l'L2, il buon vecchio L2, cazzo, non fallisce mai. E, oppure che ne so, come exciter è molto meglio il Vitamin della Waves, che spesso potete trovare a 29 euro, oppure quelli di Reaper sono fantastici, onestamente. Però vai tranquillo, cioè Ozone e Neutron sono due prodotti molto buoni. Su Neutron non fidarti troppo dell'autocerca che fa lui, che ti fa l'autosistema. Usa quello che c'è dentro Neutron, cioè le Q multibanda, la compressione multibanda, sono molto buoni, però non affidarti all'automatico di Neutron, non è secondo me una buona opzione. Consigli bibliografici. Allora, io personalmente ho letto il libro di Bob Katz, Mastering Audio, il Sound Enforcement Book della Yamaha, libri, poi non so tanto. Io ho fatto una grossissima scorpacciata di Pure Mix, lì c'è tantissima roba, mentre state lontani da masterclass.com e da Mix with Masters, dove non ho mai trovato lezioni interessanti. Su Pure Mix invece sì, su Pure Mix ho trovato tanta roba. Trovate poi tutto il canale YouTube di Dave Pensado, super super buono. E poi in realtà basta, non ho trovato così tante risorse. Sto pensando un po', in questi anni più che altro ho spilucchiato qua e là, ma di grosse robe che mi hanno veramente... Indicherò Pure Mix come sicuramente i migliori video l'ho visti uscire da lì, perché sono veramente tecnici. Gli altri invece sono più l'esperienza del mix engineer, lui un po' come fa, ma non vi fa mai vedere bene che cosa cazzo combinano plugin per plugin. Quelli di Pure Mix invece sì, molto molto buoni. Se guarderete quei video troverete molte delle cose che faccio riprese da lì. Esempio, le compressioni parallele sono quelle di Shoups, il DSR e gli overhead sono quelli dell'Imaging Dragons. Ci sono tante cose che ho rubato da Pure Mix, indubbiamente, ma è il motivo per cui costa così tanto. Ci sono molte, è in inglese, però diciamo che grossa letteratura purtroppo non saprei consigliartela. È che non è una cosa che puoi scrivere, perché descrivere l'audio scritto è veramente difficile, e non penso che il libro sia un buon media. YouTube o un video è il media migliore per questo tipo di lavori. Non puoi sentire dalle scritte, puoi immaginarlo ma non funziona. Possibilità di guadagno dalla produzione home studio, e diceva per l'appunto di vendere le cose. Vi spiego quello che ho fatto io. È da tanti anni che sono su Audio Jungle con due account, uno con le mie robe un pochino più sperimentali e uno invece con le robe proprio super pop blasonate. Quello è un ottimo investimento, però un investimento lungo sul tempo, perché il guadagno vero avviene quando un brano prende un po' di movimento. Nei primi giorni vendete due o tre brani, che quindi vi mettete in tasca circa $10 ogni volta che ne vendete uno. Però capisci che ormai hai finito di lavorare, tu hai fatto il tuo brano e l'hai caricato, quel brano rimarrà anni su quella libreria, e spesso vendo ancora oggi cose di 4 anni fa. Su alcune tracce ho passato i $1000 a traccia, che possono quindi giustificare magari 4-5 giorni di lavoro, assolutamente, magari anche una settimana. Il mio consiglio verso Audio Jungle è
cerca di comporre sempre rispettando quello che va di moda al momento su Audio Jungle, quindi guarda la top 10, guarda la top 30, vedi un po' che generi musicali girano, e se decidi di spendere, che ne so, una settimana su un brano, spendicene due, perché così creerai un brano che potrà effettivamente fare soldi, perché un brano che non funziona su Audio Jungle è veramente $0 e avrai buttato via una settimana. Preferisco farti buttare via due settimane ma avere una vera chance di vendere, cioè non farti tentare dal bassa qualità, tanto volume, perché in quel campo proprio non funziona. Funziona poca quantità e grandissima qualità, e poi il tempo ti darà il vero guadagno. Se non vuoi questo tipo di se non vuoi Audio Jungle, c'è quell'altro. Puoi provare a mandare i tuoi demo su Audio Network, ma è molto difficile entrare su Audio Network perché serve un sound molto molto buono, ma se segui i miei tutorial di mix puoi arrivarci molto molto vicino. Cerca di non usare strumenti virtuali che sai che suoneranno finti, cioè non mi usare degli ottoni. Se hai dei campionatori di ottoni scarsi, cambia strumento, nessuno ti obbliga ad usare gli ottoni. Se hai delle librerie di violini sfigate, non le usare, usa dei pad, perché quel sound lì di finto è la prima cosa che da compratore, io ne compro molte lavorando in radio perché non ho tempo di comporre tutte le cose che vorrei fare per i promo, quindi le compriamo, le buttiamo sotto le voci. E se sento i violini finti io scarto i brani, ed è quello che fanno tutti se vi capita. Quindi quindi Audio Jungle, Fiverr.com, puoi aprire una gig dove puoi vendere musica, puoi vendere dei pacchetti, ad esempio, che ne so, $5, tre canzoni da un genere musicale particolare, o puoi metterti a fare le custom per clienti, ma poi devi alzare un po' i prezzi, è più difficile. Ormai Fiverr, la distribuzione di Pareto ormai è molto evidente, quindi per chi entra nuovo è molto difficile. Su Audio Jungle c'è ancora spazio. Oppure c'è Audio Micro, quindi Audio Micro, che è quello della Microsoft, molto buono. Oppure c'è Premium Beats, è un'altra super piattaforma. Oppure se hai tutta della roba suonata, quindi niente virtual instrument, c'è Artist.io, altra piattaforma fantastica. O puoi semplicemente cercare royalty free music e vedere quante librerie ci sono. C'è sempre una sezione contatti dove puoi mandare la tua musica per un demo. Spesso ti chiedono magari 10 canzoni per capire qual è la tua media di produttiva qualità, mentre su Audio Jungle puoi pubblicarne anche solo una, però c'è un test d'ingresso per vedere se hai capito il regolamento di Audio Jungle. Però questi sono i miei consigli. Audio Jungle è sicuramente un buon punto dove iniziare, dove testare, per poi spostarsi su invece librerie più prestigiose. Ricordati, qualità vale 10 volte la quantità. Non pensare che mettendo 100 canzoni farai $100, ne farai 0. Ne metti una bella, ne farai 1000. Però è anche lì, abbi pazienza. È un processo molto lungo quello di lavorare in production music, e vede i suoi frutti solo dopo tempo. Tempo, anni. Vittorio Longo, consigli di composizione o psicoacustica? Ad esempio, voce intima. Voce intima vuol dire no riverbero, no prime riflessioni, e cantante molto vicino al microfono, in modo da usare l'effetto di prossimità della capsula che ti gonfierà un po' le basse. La voce intima mediamente è quella, e soprattutto non è urlata, ha un volume molto basso di emissione, così da poterti dare quell'effetto di vicino. Cerca di pensarla così, cerca di pensare nel mix come se fosse veramente un ascoltatore e qualcuno che canta, quindi nessuno ti canterà mai in faccia fortissimo, e se ti canta qui non sentirò mai i riflessi dei muri, ok? Se invece voglio l'effetto di uno che sta cantando molto forte, un effetto psicoacustico è distorcere la voce, perché è talmente forte che fa distorcere il microfono, fa un po' quell'effetto megafono, fa sembrare le cose più forti. E una cosa che mai nessuno fa: mettete dei riverberi di stanza sulle voci da megafono, perché i megafoni non suonano nel vuoto. C'è sempre la stanza fa sempre molto l'effetto megafono, se lo vuoi ottenere. È veramente il 50% dell'effetto, la prima riflessione del megafono. Detto questo, psicoacustica io la intendo così, intendo sempre con il giocare mediamente con la percezione dello spazio
per l'ascoltatore, il che significa avere delle cose che si avvicinano e si allontanano, quindi riverberi diversi per punti diversi del mix, quindi riverberi più grandi, più piccoli, e spostare i predelay spesso è molto importante, perché un predelay maggiore ti dà la sensazione di una stanza più grande, un predelay minore ti dà la sensazione di una stanza o più piccola o anche che si sta allontanando per assurdo la voce. Perché se il predelay è lungo, vuol dire che la voce è distante, perché arriva il rimbalzo dopo, ok? Se invece il predelay è molto corto, vuol dire che la stanza è più piccola e la voce è più vicina. Ovviamente anche il bilanciamento tra le due cose. Altro di psicoacustica, cosa c'è? Ci sono, vabbè, gli exciter di Stereo Imaging, quella è tutta psicoacustica, però ti sconsiglio di farla a mano. Perché a mano vorrebbe dire prendere left e right, prendere degli equalizzatori e fare delle piccole gobbe non uguali. Quindi, che ne so, sul left fai una gobba a 5000, sul right fai una gobba a 6000 e viceversa. In questo modo puoi ampliare un pochino l'immagine stereo in modo psicoacustico. Oppure un altro trucco psicoacustico molto importante è quello della saturazione delle basse. Se hai un basso che funziona bene nelle tue casse grosse, ma non si trasmette nel telefonino o in casse più piccole, ti serve saturare e distorcere quel basso in modo che le armoniche che genera cioè quando il cervello sente le armoniche di un suono, se c'è la fondamentale bene, se non c'è se la immagina lui, che è quello che succede con i bassi distorti. Noi sentiamo la distorsione del basso e il nostro cervello riempirà per noi il vuoto della dominante, della tonica, anche se la cassa non è capace di riprodurla. Ed è questo è uno delle cose di psicoacustica più importanti da capire, soprattutto nel 2018 dove tanti ascoltano robe in casse di merda. È molto molto importante questo. Quindi saturazione e distorsione non servono per avere il suono figo, servono per fregare l'orecchio in quel punto di vista, cioè andare a far immaginare all'orecchio frequenze che le casse non possono che non possono creare, che è quello che fa l'Airbase della Waves, che è quello che fa qualsiasi plugin di saturazione. Ok? Elio Russo, registrazione attraverso outboard analogico. Allora, è sicuramente una buona pratica nell'home studio se e solo se la tua acustica è molto buona, perché l'outboard o preamplificatori molto danarosi, compressori in registrazione, tenderanno a tirare fuori i problemi della tua stanza prima che tu possa mettere o un denoiser o un gate. Quindi ti ritroverai un segnale compresso con la voce e la stanza e il rumore di fondo più vicini e sarà più difficile da gateare, da pulire prima di poterlo comprimere. Se invece hai una cosa perfettamente lineare, è facile gateare i problemi o mettere un denoiser. Io uso ad esempio moltissimo il dialogue denoiser della RX per pulire le voci, per poi dopo poterle comprimere di più, ok? E non lo puoi fare se hai un segnale già compresso con un outboard analogico. E stessa cosa succede con i preamplificatori belli. Non so se non vi sarà capitato, però se voi provate un Apollo, i preamplificatori si chiamano Unison, cioè potete cambiare il preamplificatore come volete digitalmente. Tra quello standard e quello ad esempio il 610, io sento venire fuori le stanze, sento venire fuori le risonanze, perché in qualche modo è come se ci fosse una compressione parallela, come se ci fosse una saturazione che tira su le cose di basso livello, che vanno benissimo in uno studio di registrazione dove o non c'è niente da tirare su perché è molto silenzioso e l'acustica è molto bella, quindi tira su un'acustica più bella, ma se sei in una stanza tiri su solo casini in uno studio. È però comodo avere un buon monitoring, quindi sentirsi così in cuffia aiuta l'esecuzione in home studio, ed è per questo che ti consiglio un qualsiasi tipo di outboard. Ad esempio mi viene in mente il Platinum Voice Master Pro della Focusrite, che è un channel strip con expander, gate, de-esser, EQ, compressione, c'è tutto, ma ti dà la possibilità di registrare prima di tutta la catena. Quindi tu puoi sentirti in cuffia con EQ e tutto, ma puoi registrare solamente dopo il preamplificatore.
e poi fare tutto quello che vuoi dopo. Quindi sia l'outboard, però se sei veramente sicuro innanzitutto delle scelte che fai, ed è molto difficile perché spesso in uno studio di registrazione il talent è di là del vetro e io ascolto in cassa cosa sto registrando e quindi posso settare l'outboard in registrazione molto bene perché lo sento dalle casse. In home studio farai tutte queste decisioni in cuffia e una volta che le fai sono registrate non puoi più tornare indietro, quindi non so quanto l'home studio sia interessante da questo punto di vista. È più interessante usarlo come channel strip poi, cioè avere in un home studio un outboard esterno da usare in loop, quindi uscendo e rientrando in fase di mix, può aiutare molto i tuoi mix, però per quello ci sono i plugin. Quindi non lo so, la risposta è sì solo se hai una stanza di ripresa molto bella, o se magari lavori ad esempio con un basso o una chitarra direttamente in linea, lì un outboard esterno in registrazione ti può aiutare. Sui microfoni, medio. Jim Moto, hai acquistato un plugin, quello della 8DO, non so come si pronuncia, e ti sei accorto che finiscono presto, che il problema dei plugin della 8DO, che sono tutti dei loop di cui non puoi cambiare la tonalità. Ci sono due modi per riutilizzare questi loop. Uno è quello del pitch brutale, che però non è mai il massimo. L'unico modo per dare valore a una propria libreria di loop è quella di usare Melodyne. Melodyne, la versione quella che ha il Direct Note Access. Again, this is the guitar. What was inflexible a minute ago now opens up when we look into it with Direct Note Access. Now all notes show up individually, although they haven't been recorded separately. Moving any individual note up and down alters its pitch without affecting the rest of the chord. Separating the notes inside of a polyphonic recording allows you to change the voice leading. E fra qui metti un video del test di... In questo modo puoi prendere qualsiasi loop o qualsiasi virtual instrument di quelli che io chiamo ingabbiati, che hanno semplicemente dei loop sul sample player, e dargli nuova vita e nuovi accordi. Suona bene? Sì e no. Sì e no. Non è il massimo, ma è l'unico modo che hai per poter adattare veramente dei loop alle tue tonalità. È una cosa che sconsiglio, fai prima ad adattare tu la tonalità al loop. Tanto nessuno ti dirà mai, perché tutte le tue canzoni sono in re? Chi se ne frega, basta che sono belle. Quindi da una parte ti consiglio adattati ai loop, dall'altra ti posso dire Melodyne con il Direct Note Access può svoltare i tuoi loop, assolutamente. Angelo Farris mi chiede come sto. Sto bene, sono in forma ultimamente, spero che si veda che sono molto in forma. E lui mi chiede qual è stato il mio percorso, cioè perché mi sono avvicinato a questo mondo, ed è stato un percorso abbastanza particolare. Cioè ho fatto conservatorio e l'ho lasciato l'ultimo anno, cioè ho fatto il quinto, il coso, mi ero iscritto al triennio sperimentale, ai tempi sono sperimentale, poi ho deciso che al terzo anno mi ero rotto i coglioni e ho deciso di unire le mie due passioni, cioè informatica e musica. E lì è nato la mia esigenza di andare al corso dell'Accademia della Scala e diventare appunto un fonico. E mi sono reso conto in quel momento lì che io sono sempre stato solo un esecutore di musica e mai un compositore di musica, nonostante abbia studiato armonia in conservatorio in modo anche piuttosto esteso, ho fatto pianoforte complementare, bla bla bla. E c'è stato un momento in cui avevo tantissima voglia di dire la mia, avevo tantissima voglia di dire tieni, questa è la mia musica. E il mondo dell'home recording mi ha dato la possibilità di esprimermi. E comprai Reason 3 ai tempi, che era un po' un tutto in uno, che mi ha dato finalmente questa palette di colori per poter esprimere quello che per anni avevo soltanto eseguito. E poter anche finalmente fondere la passione per la musica classica che avevo da esecutore e la mia passione invece da musica pop e dance ai tempi tantissimo, ascoltavo tantissima dance e la voglia di far parte un po' di quel club
e è stato quello che mi ha spinto verso la produzione. Poi per un po' invece ho fatto solo il fonico di registrazione, fino alla chiamata di un conoscente, Steve, che mi fa: "Fra, molla tutto, vieni qua nel mio studio, facciamo musica dance tutti i giorni e la vendiamo come ghost producer". E ho fatto un periodo veramente intenso di tutti i giorni studio, tutti i giorni composizione per Ghost Track, e fino a esaurire tutte le mie idee, fino poi a ritrovarmi nel deserto creativo in cui sono ora. Però è questo mi ha avvicinato, cioè aver fatto tanti anni da esecutore e voler finalmente a un certo punto avere la possibilità da solo, senza dipendere da altri, di fare musica. Perché quello che poi ti succede in orchestra, ti rendi conto che da solo non puoi fare musica a quel livello e hai bisogno di un'orchestra e l'aiuto di altri per fare un certo tipo di, per creare un certo tipo di emozione. Come l'on recording puoi stare da solo, e a me piace tantissimo, perché odio le persone, mi fanno schifo le persone, e posso fare tutto io e mi piace questa cosa, perché ho il controllo di tutto quello che succede e non ho scuse, non posso dire "sta roba non è uscita perché lui suonava male", che è quello che magari poteva succedere purtroppo in orchestra. Dici: "cazzo, è stato tutto rovinato da quegli stronzi, hanno fatto tutto fuori tempo". In home studio ci sei solo tu e la colpa è solo tua, e quindi fai schifo tu. A me preferisco quell'approccio, ed è questo che mi piace molto di questa vita di produzione mix. L'evoluzione è stata, vi faccio la mia evoluzione software, sono partito da, vabbè, Digital Performer che avevo per l'Accademia della Scala e Reason come campionatore, poi da lì sono passato a Ableton, e con Ableton ho scoperto il mondo dei VST, mi ha proprio aperto al mondo dei sintetizzatori e tutto. Poi ho preso un Virus TI, non lo Snow, quello proprio il TI, quello vecchio. E dopo di quello sono passato a... ho comprato la Complete usata, e quello lì era praticamente un Reason 10 volte più figo. Reason è rimasto comunque nel mio workflow per un bel po', anche tipo nel documentario che ho fatto per Nuova Guinea c'è dentro tanto Reason, c'è dentro tanti suoni di Reason creati da me o anche dai campionatori, e tante volte sommavo gli archi di Reason agli archi della Complete, che era molto difficile da fare in Ableton, ed è lì dove poi è entrato Reaper, dove invece era semplicissimo il rewire, e dopo l'ho abbandonato perché gli upgrade costavano una follia, poi serviva la chiave fisica, e io quando c'è la chiave fisica mi scogliono. Però è stato quello, Logic l'ho cagato pochissimo, l'ho cagato in un brevissimo periodo da Steve, prima che convincessi Steve a passare ad Ableton, e Ableton era veramente un'altra roba. Producevamo in Ableton e mixavamo in Logic perché Ableton ai tempi aveva una somma veramente brutta, era Ableton 7, 8, e Logic suonava molto meglio, anche gli EQ di Logic ai tempi. Adesso Ableton sta passando tutti e suona molto molto bene. Mi fermo qui per questa terza puntata e ci sentiamo alla quarta, ok? Beh, belle queste domande, sono forti i miei Patreon, c'è gente intelligente lì dentro. Thank you.